fare questa disequazione qua. X quadro più 3x più 2 fratto x meno 4 maggiore di 0. Allora, x quadro più 3x più 2 uguale 0. Perché? Io sto studiando l'equazione uguale a 0. Ma questa quando si annulla? Quando il numeratore è uguale a 0. Basta. Allora, x uguale meno 3 meno più la radice di 9 meno 8 che fa 1 fratto 2, quindi viene meno 2 meno 1. Infatti x quadro più 3x più 2 è uguale a x più 2 per x più 1. Infatti x quadro 2x più x fa 3x, quindi vedete, questo porta alla radice meno 1 e questo porta alla radice meno 2. Ok, adesso ho la mia retta, qua c'è 0, qua c'è meno 1, qua c'è meno 2. Dove si annulla il denominatore? A 4. Quindi la mia funzione stavolta è ancora diciamo, lo schema funziona ancora meglio. Questi punti, in questi punti la funzione vale 0, questa funzione qua. In questo punto la funzione non è definita. Allora, andiamo a prendere, adesso io ho tre punti, ho diviso spaccato la mia retta in quattro zone, due semilette e due intervalli. Andiamo a prendere il punto meno 3, per esempio, se ci metto meno 3, qua viene meno 7 e quindi viene mega, qua viene meno 3 al quadrato fa 9, meno 3 per 3 fa 9, meno 9, più 9 fa 0, più 2 viene positivo, positivo fratto negativo. Allora io dico che in tutta questa zona la funzione è negativa. Perché in tutta quella zona la funzione è negativa? Perché se la funzione cambiasse segno, vedremo durante il corso che ci sta un punto, essendo una funzione continua, in cui dovrebbe fare 0. Se la cosa va da negativo a positivo, deve passare 0. Oppure magari ci deve essere un punto in cui non è definita, tipo c'è un asintoto qua, la funzione è negativa, poi dall'altra parte riparte con un asintoto con valori positivi. Siccome non ci sono in questa zona né punti dove la funzione non è definita né punti dove la funzione vale 0, in questo punto è negativa, in tutti questi punti deve essere negativa. Ma non sono convinto, vabbè, mettici meno 5, ci metto meno 5 e qua viene meno 9, meno 25, scusate, più 25, meno 15, più 2 è positivo, positivo, fratto negativo è positivo. Ci mettete un altro, dopo 4-5 punti vi convincete, aspetta. Quindi tutta quella zona la funzione è negativa. Adesso dobbiamo prendere un punto tra meno 2 e meno 1 e pigliamo meno 3 mezzi. Meno 3 mezzi, qua viene negativo come prima, qua viene 9 quarti, meno 9 mezzi fa meno 9 quarti, meno 9 quarti più 2 fa meno 1 quarto, quindi sopra viene negativo, negativo fratto negativo viene positivo, quindi in questa zona la funzione è positiva. Adesso, tra meno 1 e 4 è facile, basta che ci metto 0. Se ci metto 0, 2 fratto meno 4 viene negativo, e quindi che vuol dire che la mia funzione qui è di nuovo negativa. E da 4 in poi mettiamoci 5. Se ci metto 5 qua viene 1 positivo, qua viene tutta roba positiva, quindi è positivo, e quindi stavolta la funzione è positiva. A me cosa interessa?
interessa la zona dove la funzione, la disequazione cosa mi chiede? Dove la funzione è positiva. E qual è questa zona? È x appartenente a meno 2 meno 1 unito x appartenente a 4 da 4 in poi. Se lo volete scrivere è x compreso tra meno 2 e meno 1, oppure x maggiore qua è scritto, diciamo, i singoli degli intervalli delle semilette, e là è scritto la stessa cosa. Chiaro? Quindi questo esempio era più facile. È però se lo dovevo fare con le disequazioni già ero furbo se lo facevo come segni, no, come rapporto di segni. Allora io mi facevo il segno di questo. Allora come lo fate alle superiori? Già va bene se lo fate come, vabbè, qua ci avete meno 1 meno 2, allora sapete che quella di sopra è positiva per valori esterni all'intervallo delle radici, poi sapete che quella di sotto fino a 4 è negativa, da 4 in poi è positiva, e poi dovete fare il segno del rapporto. Allora, più fratto meno fa meno, 0 fratto meno fa 0, meno fratto meno fa più. C'è capito, questa è la lavagna che è rotta, non è? Poi quando arrivo a questo punto a meno 1, 0 fratto meno fa 0, più fratto meno fa di nuovo meno, più fratto 0 non esiste, e più fratto più fa più. E quindi vedete che siamo tornati esattamente a quello che abbiamo visto. Ok? In questo caso particolare più o meno il tempo è lo stesso. In questo caso particolare non c'era un grandissimo guadagno, però come vedete lo schema funziona bene. Cioè io non ho dovuto fare i segni dei due polinomi separatamente. Io semplicemente direttamente faccio il segno di questa funzione. Però cosa devo considerare come punti che mi possono far cambiare il segno? Devo considerare sia i punti dove la funzione si annulla, sia i punti dove la funzione non è definita. Nell'altro caso, dove la situazione era leggermente più complicata anche da un punto di vista concettuale, nella pratica era più complicata da un punto di vista dei conti, ma anche dal punto di vista concettuale era più complicata, perché io avevo una disequazione, allora studiavo l'equazione e mi andavo a individuare i punti dove l'equazione era soddisfatta e i punti dove la funzione che deve soddisfare l'equazione non è definita, e quelli sono i punti che possono far cambiare la situazione. In tutte le zone delimitate da questi punti, o la zona completamente soddisfa la disequazione, oppure, diciamo, del tutto non la soddisfa. Poi naturalmente, se per esempio qui ci metto, invece di mettere maggiore di 0, ci metto maggiore o uguale a 0, cosa cambia? Cambia che qua ci devo mettere parentesi quadre, e che qua invece non cambia niente, perché dovete sempre ragionare, perché qua dovete mettere parentesi uguali? Perché qua la funzione vale 0, qua perché non cambia niente? Perché qua la funzione non è 0. Chiaro? Ok, allora questo è lo schema generale che si applica a tutte le disequazioni. Si va allora a tutte le disequazioni che riguardino funzioni continue, ma siccome le funzioni che studiamo noi sono praticamente sempre continue, anche se uno dice ma la definizione di funzione continua la dai durante il corso, vabbè, quello che ti interessa sapere è che le funzioni che usiamo noi, cioè logaritmi,
polinomi, funzioni razionali, funzioni trigonometriche, tutte quelle che compariranno durante i precorsi, che saranno presenti nel test finale, sono tutte quante funzioni cotenti. Quindi questo schema si può applicare sempre. Chiaro? Okay. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a richiamare alcune proprietà delle funzioni che avete studiato durante le superiori. Quindi, proprietà delle potenze, proprietà dei logaritmi, proprietà delle funzioni trigonometriche, alcune, e poi magari vederci anche le disequazioni. Dopodiché, grosso modo, abbiamo finito. Vabbè, c'è una parola, c'è potenze, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche, ce n'è da fare. Chiaro? Però ci abbiamo ancora due lezioni. Ok? Ok, cominciamo con le potenze. Un quarto d'ora lo voglio fare, anche perché sennò poi oggi fate qualche esercizio con le potenze, lo fate. E allora qui se vi ricordano bene, va. Allora, quello che voglio fare in 10 minuti, perché non ce l'abbiamo 4 ore, è la definizione di logaritmo. Allora, A alla x, allora, mettiamoci i numeri che è più facile. 2 alla 3 è uguale a 8. Questa è una potenza. Base, esponente, risultato. Siamo fino a qua? Non è che è difficile. 2 alla 3, 2 per 2 per 2, fa 8. Alla 10 quanto fa? Allora, se uno si vuole iscrivere a ingegneria informatica e non sa che 2 alla 10 fa 1024, è meglio che va a fare l'altro mestiere. Cambiasse ingegneria. Alla 10 fa circa 1000, quindi 2 alla 20 è 2000. Per avere circa 2000 quanto fa? 2 alla 11. Se 2 alla 10 fa 1000, circa 1024. 2 alla 11 fa 2048. 2 alla 20 fa 1 milione. 1000 per 1000. 2 alla 10 per 2 alla 10. Comunque, quella è già avanzata, quella è tecnologia avanzata, perché già stiamo applicando le proprietà delle potenze. Qua stiamo ancora alla definizione. Allora, come vedete, la potenza ha due argomenti, base ed esponente. Allora, se io voglio ricavare la base, che devo fare? Io ho 8, voglio ricavare la base, quindi voglio ricavare 2. Chi è 2? Ma qual è il logaritmo di 8? 8 alla 1 terzo, ovvero la radice cubica di 8, cioè quel numero che elevato al cubo fa 8. Se 2 alla terza fa 8, 8 alla 1 terzo, allora, 8 alla 1 terzo è uguale a 2 alla 3 alla 1 terzo. Ve lo ricordate che A alla B alla C è uguale ad A alla B per C, ma non perché per memoria, perché A alla B alla C che significa? Alla B per alla B per alla B per alla B, C volte. Quindi quante A ci sono? Qua ce ne sono B, qua ce ne sono B, qua ce ne sono B, ripetuto C volte, ce ne sono B per C. E quindi qua viene 2 alla 3 per un terzo fra 2.
poi lo riscriviamo per bene. Comunque, quindi quando io voglio fare, voglio ricavare la base, se ho fatto una potenza intera alla m, alla n uguale b, a, diciamo, sono tutti e due numeri positivi per semplicità, chi è a? B alla 1 su n, la radice ennesima di b. Chiaro? Non è che ci vuole un genere. Il logaritmo dove interviene? Chi è 3? È il logaritmo in base 2 di 8. Oh, questo però perché? Perché quella potenza è la potenza alla quale devo elevare 2 per ottenere 8. Quindi qua chi è n? È il logaritmo in base a di b. Cioè io per ottenere b devo prendere a, lo devo elevare alla i. Questa è la definizione di logaritmo. È la potenza alla quale devo elevare la base per ottenere quel risultato. Chiaro? Quindi quando io voglio fare, cioè a alla n uguale b, ho questo risultato. Se voglio ottenere la base devo fare una radice, se voglio ottenere l'esponente devo fare un logaritmo. Non mi sembra complicatissimo. Ricordatevi, 2 alla 10 uguale a 1024. 2 alla radice decima di 1024, 10 logaritmo in base 2 di 1024. Così vi potete scrivere in generico. Io li voglio gli studenti, mica non li voglio. Ok. Bene. Ci siamo fino a qui. Mo. Quali sono le proprietà delle potenze? Guardate, le proprietà delle potenze valgono per qualunque esponente, per qualunque base, basta che siano, se sono, se tutta roba positiva, valgono sicuramente. Valgono sia se le basi sono intere o non sono intere, valgono sia se gli esponenti sono interi o non sono interi. Però, se uno se la deve ricordare, magari può avere un momento di obnubilazione della memoria, di cancellazione della memoria. Quindi, se la va a scrivere per un, in un caso, un esempio molto semplice. Per esempio, se io faccio A alla 3 per A alla 2, questo che vuol dire? Vuol dire A per A per A che fa A alla 3, per A che fa A alla 2. Quante volte ho moltiplicato A? Fino a contare che sono 5 che ci arriviamo. Quindi in generale A alla m per A alla n fa A alla m più n. Prodotto di potenze con uguale base e diversi esponenti, si fa la somma degli esponenti. La base rimane uguale, se poi questa, se io adesso vi faccio A alla 3 alla 2, questo è uguale ad A alla 3 per A alla 3, perché sto facendo il quadrato di A alla 3, che per quello che abbiamo detto prima era A alla 6, 3 più 3. Se qua era alla C, era 3 più 3 più 3 C volte, cioè 3C. Se invece ci metto MN, alla N verrà M più N più M più M N volte, quindi verrà A elevato alla m per n. Queste sono le proprietà delle potenze. Queste e queste. Se sapete questa, sapete le potenze, sapete i logaritmi. No, ho detto male. Se sapete questa e sapete ragionare.
sapete tutto sui logaritmi e sulla potenza. Perché? Faccio ancora 2 minuti, posso usare. Adesso se io vado a fare il logaritmo in base a, allora chiamiamo b uguale a alla m e c uguale a alla n, chiamiamoli così. Allora, il logaritmo in base a di b quanto fa? Per definizione fa m. Il logaritmo in base a di c per definizione fa n. Per ottenere c devo elevare a alla m. Adesso andiamo a riguardare le due cose che abbiamo scritto nel riguardo. Chi è a alla m per a alla n? È b per c, sì o no? Allora, il logaritmo in base a di b per c quanto fa? No, lasciate stare la memoria. Questo fa alla m più n, quindi deve fare m più n. Che però chi sono? Il logaritmo in base a di b più il logaritmo in base a di c. Noi abbiamo fissato questi due valori per b e per c, eh? Quindi abbiamo dimostrato che in effetti questa è effettivamente una dimostrazione, si può almeno aggiustare in maniera che sia una dimostrazione fatta per bene. Il logaritmo in base a di b per c quando fa? Se b era la m e c era la n, deve fare il logaritmo in base a di b e il logaritmo in base a di c. Ma quindi, questo è vero sempre, perché b sarà sempre una potenza di a. Se b è un numero positivo, sarà sempre una potenza di a e c sarà sempre una potenza di a. Se invece devo fare il logaritmo in base a, chi è questo? Allora facciamo di b alla n, b era a alla m, no? Noi sappiamo che deve fare m per n, quindi questo deve essere n per il logaritmo in base a di b, perché m è il logaritmo in base a. Poi n, se volete, lo potete chiamare c, vale anche se n non è intero. Quindi queste sono le due, diciamo, le due regole che devono rispettare i logaritmi, però le due identità che devono rispettare i logaritmi, ma non è che sono identità diverse, sono ricavate da queste due. Cioè, se avete dei dubbi vi ricavate queste e da queste vi ricavate queste. Certo, se una, allora non è che io ignori, cioè non è che ogni volta vi dovete ricavare tutta la matematica che avete fatto fino a quel momento, no, voi ve la potete pure ricordare, ve la potete ricordare con un, allora io la ricordo la formula, alla m per alla m fa la n più n, ah sì, perché 2 alla 3 fa 8, 2 alla 2 fa 4, 8 per 4 fa 32, che 2 alla 5, sta a posto. Cioè quando ho il minimo dubbio faccio un rapido controllo e anche se la formula la conosco da 50 anni, no 50 no, un po' di meno, da 40 anni la controllo, è chiaro? Ok,
Va bene. Ovviamente, una volta che sapete queste, adesso magari andrete e vedrete anche qualche disequazione con i logaritmi, basta applicare lo schema di sopra. Poi qualcuna la facciamo anche noi domani. Quindi